Ben trovati, gentili spettatori, qui dall'Irpinia Sports di Mirabella, il campo al coperto, per il triangolare finale della categoria 2013 in questa mattinata di 27 febbraio. C'è Spagnolo che può passarla dietro al suo estremo difensore che trattiene con le mani, può far ripartire dal basso. Spagnolo per Candela. Stoppa con il sinistro, il capitano in maglia 10 cerca di passarla per Fusco, chiuso da un ottimo Principe, reduce da una buonissima partita contro Giardinetti, autore del primo gol dell'incontro. Intanto Cataldo tira la parata di Ballarino, di nuovo Cataldo scherma, ancora angolo. Quindi sono passati circa 4 minuti dall'inizio di questo primo tempo, ricordiamo che sono 18 minuti per ogni frazione. Si riparte con forte per D'Ambrosio, ma la palla arriva a Principe, palla che va fuori, però ottimo squillo da parte del Virtus Irpinia. Ci riesce, passa D'Ambrosio, Fusco recupera il pallone, Spagnolo cerca di rigestire l'azione dal basso passando a Petruzziello. Gira per Cataldo, si fa vedere Fusco, la prende in questo momento, cerca di andarsene, chiuso da Principe, cadono tutti e due a terra, si rialza Principe, passa il pallone a Tedesco che tira, parata di Petruzziello che scaraventa anche il pallone, ma nulla da fare. Tedesco passa a sinistra per Principe che cerca di agganciare il pallone, cade a terra, il direttore di gara fischia un altro fallo ai danni del numero 11. C'è un cambio, esce Claudio Spagnolo, entra il numero 13 Marrone che non aveva ancora calcato il terreno di gioco questa mattina. Cerca Principe il tiro, palla controllata per Ruzziello che va fuori, però Galluccio lo fa ora, trova Marrone che cerca di far passare la palla. Ancora Marrone sull'out di destra, può provarci la chiusura dell'onnipresente Principe che in questa partita sta giocando tutta fascia sulla sinistra. Marrone la passa a Cataldo, Cataldo prova il tiro, la parata di Ballarano. Statico, non riesce a passarla infatti perché era coperto da due avversari, la manda avanti Galluccio, palla che va fuori e adesso si trova tra le braccia di Ballarano che la passa a Tedesco che si fa sempre vedere in aiuto, ma il direttore di gara fischia due volte e si va quindi in pausa. Ci andiamo anche noi, a presto. Secondo tempo, fischia ora il direttore di gara, palla tra le braccia di Petruzziello, ricordiamo Cantera Avellino in maglia bianco-verde che attacca da sinistra verso destra. Ai vostri dispositivi invece Virtus Irpinia che attacca da destra verso sinistra, cerca di stopparla Principe, strappa il pallone al numero 10 ma c'è Galluccio che sbuca da dietro, murato a sua volta da Tedesco. Cerca di far ripartire Caruso che conquista una rimessa laterale. Si appresta a batterla proprio il numero 8 che cerca e trova il tiro di D'Ambrosio. Palla va alta sulla traversa, ma prima si tira il pallone, ottimo il sombrero per il compagno in maglia 8. Chiuso però da Moriano. Abbiamo superato la metà di questo, anzi no, siamo per arrivare alla metà di questo primo tempo, di questo secondo tempo. Partita ancora ferma sullo 0-0. Galluccio con le mani cerca ma non trova Candela, ci riprova lui. Palla che va a Petruzziello. Stava passando a Cataldo, poi ha visto la pressione di D'Ambrosio e ha cambiato idea il numero 21 Galluccio. Spagnolo cerca e trova Candela che propone un 1-2 al numero 7, non arriva la palla a
Claudio Spagnuolo, c'è però dall'altra parte il tiro di Principe, l'ottima parata da parte di Mario Petruzzello, che poi in due tempi fa suo il pallone per la maglia in squadra bianco-verde, che sarà battuto da Spagnuolo con la maglia numero 7. Ci può provare, anche se è molto defilato, forse ci vuole provare, il verbo giusto, lo fa, palla che va fuori dall'estremo difensore Ballarano. Galluccio ci può riprovare a metterla in mezzo, c'è solo Spagnuolo in aria, Ballarano la tocca e poi c'è il gol di Claudio Spagnuolo. Entrano in campo anche i compagni, 1-0 al 16° minuto di questo secondo tempo, che potrebbe portare i tre punti in casa alla Cantera Avellino. Molte braccia, quindi c'è fallo per il direttore di gara tedesco, cerca Caruso, palla che arriva solo poco dopo poco, Guerriglia sulla tre quarti difensiva del Cantera Avellino, la spunta alla Virtus Irpinia che conquista una rimessa laterale, Caruso per Forte, la può mettere in mezzo, la passa per Tedesco che tira, palla che va fuori, Caruso ci prova Forte ma nulla da fare, chiusura ancora di Candella, palla della Cantera Avellino, non era della Virtus Irpinia, e fischia qui il direttore di gara, triplice fischio che condanna la parte bassa della classifica la Virtus Irpinia e fa sognare invece la Cantera Avellino, che adesso dovrà scontrarsi contro Giardinetti.